amici, bentornati e bentrovati nel canale di Mamma Formiga e Gigiolino. Oggi andremo a fare un unboxing della nuova Degusta Box. Vediamo cosa c'è all'interno. Quasi un anno che non prendevo una Degusta Box. Mi è arrivata un'offerta qualche giorno fa della Degusta Box a 7,99 euro e quindi ho detto perché no. Quindi l'ho presa. Adesso andiamo a vedere quale Degusta Box è e cosa c'è all'interno. Allora, la Degusta Box del mese di ottobre. Ci è arrivata la box di ottobre. Sicuramente la prossima non sarà questa qui. Vediamo un po' cosa c'è all'interno di questa Degusta Box del mese di ottobre 2022. Allora, chips di pane sottile e croccanti della TUC. Ce ne sono due pacchi, un pacco gusto pizza e un pacco crema e cipolla. Una novità che ancora non si è vista in giro. Quindi questi, back roll, gusto pizza e gusto sour cream e onion, 1,59 euro entrambi i prodotti. Poi ci sono le lenticchie, chips di lenticchie rosse della Chipster. Ce ne sono due pacchi, questa è una novità. Però c'è un piccolo problema tecnico, il pacco è aperto delle Chipster. Lo andiamo. L'odore è buono, però essendo aperto non so se le potrò mangiare. E queste costano 2,09 euro. Poi ancora troviamo una bottiglia di birra 8.06 Red. Questa birra è una birra normale, rossa. Io non la bevo, la berrà mio marito. Ecco qui la confezione. Il pacco è un po' schiacciato, non so come mai le cose sono uscite fuori buone. La birra costa 1,49 euro. Poi c'è un pacco di cioccolatini della Novi. Cremino quadro classico, il prezzo è di 3,59 euro. Ancora ci sono il prodotto del mese che è Pick Up The Original. Biscotti di cioccolato, biscotti al cioccolato, questi me li porto io a lavorare. Poi ancora, quelli costano 79. Il regalo, penso che sia, no, non è il regalo, un Chupa Chups Choco Daisy al prezzo di 1,20 euro, che è con biscotto di crema di cioccolato al latte. Poi ancora un pacco di Loager Biscuits al peanut e noccioline, noccioline americane e burro di arachidi, sarà il burro di arachidi. Poi ancora un altro quadrato di cioccolato crispy e coffee al caffè, questo non lo posso mangiare. Un altro Chupa Chups Choco Daisy. Poi ancora un altro Ritter Sport al cioccolato bianco e cannella, cioccolato bianco e cannella, altro cioccolato buono, e questi costano 1,35 euro. Poi ancora i Choco Grave Stick, che a noi non sono piaciuti i Choco Grave, non so se questi ci piaceranno, e poi ancora una bottiglia di latte Parmalat Mocaccino. Peccato che io il mocaccino non lo posso mai bere perché io il caffè lo sono intollerante. Questo che vedete qui davanti a me, che io adesso vado a sistemare, è il contenuto della Degusta Box del mese di ottobre. Non so ancora se prenderò quella di novembre. Thank you.
tutto il contenuto della degusta box di ottobre. Come vedete, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pezzi. Due pacchi di chips, due pacchi di tuc, un pacco di cioccolata, un mocaccino, due cioccolate, due chupa chups, un lager, un pacco di biscotti e una birra. Allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like e commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Non mi resta che salutarvi, darvi un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!